che parliamo adesso di quest'altro femminicidio, una storia che fa molto male, quella di Piera Napoli, la cantante neomelodica di 32 anni, massacrata a coltellate a Palermo. Il marito, come sapete, ha confessato, la gelosia forse è alla base di questa furia omicida, testimoniata dall'autopsia. I primi esiti confermano queste coltellate implacabili sul corpo della povera donna. Corpo che è stato restituito alla famiglia, tra poco andremo lì con il nostro inviato Stefano Buttafuoco, tra poco sentiremo anche lo zio. Intanto cominciamo con le ultime notizie, Flavia Marimpietri. L'ha spinta ad ammazzare sua moglie, chiede il carabiniere a quell'uomo che ha appena coltellato una mamma di 32 anni, Piera Napoli, e lasciato senza entrambi i genitori tre bambini. Una confessione breve, fredda, dai dettagli a tratti inquietanti, quella del macellaio 32enne Salvatore Baglione, che pochi minuti dopo l'omicidio parla di rispetto sul suo profilo e poi si costituisce. I litigi che andavano avanti da 4 mesi, quell'altro entrato nella vita e nel cuore di sua moglie. L'ennesima discussione. Lei mi ha detto di non volermi perché amava il suo amante ed è andata in bagno. Sentitomi dire quelle parole, in preda a un raptus, ho preso un grosso coltello che avevo preso al lavoro tempo fa e custodito in un pensile della cucina. Mi sono recato in bagno e ho accoltellato mia moglie in diverse parti del corpo mentre era seduta sul water. La coppia ha 3 figli, uno di 14 e 2 di 11 anni. In quel momento in casa c'è solo il grande che dorme. Dei piccoli, uno dalla nonna, l'altro gioca in cortile. La mamma a terra in bagno, trafitta da 10 coltellate. Ma l'uomo non la soccorre, sottolineano gli inquirenti. Pensa solo a ripulire la scena del delitto. Non ho chiamato il 118 subito dopo l'accoltellamento perché non capivo più niente e avevo la testa solo a portare via i miei figli. Chiude a chiave il bagno e sveglia il grande. Dov'è mamma? È uscita. Ma cosa ha scatenato la furia omicidia? Domanda a verbale. Le ho chiesto se ieri sera stava messaggiandosi con il suo amante e lei mi ha detto di sì e che era innamorata di lui. Poi è successo quello che ho detto. Ti amo, principessa dei miei sogni, io ti amo. Andiamo a Stefano Buttafuoco in diretta, dove vive la famiglia di Piera, che si prepara all'ultimo saluto. Da te, Stefano. Sì Alberto, come dici tu, infatti siamo a pochi metri dall'abitazione dei genitori di Piera, è qui che sarà traslata questa mattina la salma della cantante ed è qui che da diverse ore tanti amici, tutti coloro che vogliono bene a Piera, si stanno alternando per salutarla per l'ultima volta. Il quadro psicologico è chiaro, almeno secondo il giudice per l'indagine preliminare, e cioè non si è trattato di un raptus ma di un atto premeditato, e la dimostrazione sta anche nell'arma dell'omicidio, cioè in quel coltello, un coltello da macellaio che è stato portato a casa diversi giorni prima. Il quadro psicologico, tra l'altro, prevede anche una visione della moglie da parte del marito come di un oggetto personale. Punto di vista il Salvatore viveva questo suo tradimento proprio come un atto da punire, per cui il suo è stato un atto pianificato. Allora, intanto voglio farvi sentire queste testimonianze. Chiaramente c'è dolore, una famiglia distrutta, dei figli che erano in casa quando questo avveniva, e sentite cosa ci ha raccontato tra le lacrime Carmelo, lo zio di Piera. Guardate. I figli cercheremo di farli soffrire il meno possibile, cercheremo di non fargli sentire la mancanza sia del papà che della mamma. Cercheremo in tutti i modi di alleviare questo grave dolore che già è molto pesante per noi. Riesco a pensare quanto è pesante per un bambino. Impensabile. Un dolore indescrivibile. Dobbiamo darci forza. È già pesante per noi, adulti. E non riesco a pensare un bambino di 11 anni, due di 11 anni, uno di 14, come possa superare questo momento. L'assenza
della mamma e del padre, purtroppo, in tutte e due in un colpo. Pesante, pesante per noi, pesante per i bambini. Ma ce la metteremo tutta. Testimonianze che lasciano senza parole. Roberta Bruzzone, vengo da te perché tu sei da sempre in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne, e quello che emerge, come ha raccontato il nostro inviato, è in qualche maniera un amore malato e dei segnali che forse ancora una volta sono stati sottovalutati quando appunto una donna viene assediata, viene ritenuta un oggetto. Si poteva evitare questo dramma che ha colpito? Sì, si poteva evitare certamente per tutta una serie di modalità, per tutta una serie di segnali che c'erano, ma come tanti altri omicidi della medesima fattispecie non sono stati poi evitati. Cioè, di fatto questa era una donna che viveva con un uomo che giorni prima aveva già portato in casa, perché chiaramente questa era una vicenda che si stava sviluppando, quindi lui sapeva che ormai la relazione con questa donna era insomma in fase finale, in conclusiva, quindi già da tempo aveva ampiamente progettato quello che poi è accaduto, ha semplicemente verificato che non vi fosse più modo di rientrare in possesso della povera vittima, e a quel punto ne ha distrutto nella maniera più totale qualunque tipo di possibilità di continuare a vivere fondamentalmente. Il concetto è sempre lo stesso, ma non è solo un problema legato o mio di nessuno, come spesso siamo anche abituati ad ascoltare. C'è un problema diverso in questi uomini che va in qualche modo affrontato, ossia loro vivono la fine della storia come una sorta di sconfitta. Dal loro punto di vista non possono essere umiliati da una donna che addirittura osa lasciarli. Quindi la componente della vendetta, perché di vendetta si parla, e certamente si parla di una vendetta ampiamente e lucidamente organizzata, il raptus cancelliamolo dai vocabolari, non usiamolo più in questo tipo di vicende, perché non esiste, non è qualcosa che avviene in un vuoto dal punto di vista è organizzativo, una cosa premeditata, di pensiero, è qualcosa che è stato organizzato come tutti gli altri. Ma il problema grosso è questo: ancora oggi abbiamo uomini che vivono la fine di una relazione come una sorta di sconfitta. Secondo loro l'idea di essere umiliati da una donna è intollerabile, ed è per questo che la puniscono nella maniera peggiore possibile. Questo purtroppo è il problema che dobbiamo seriamente affrontare. Grazie Roberta Bruzzone. Questa è la testimonianza di un amico di Piera, un cantante neomelodico che conosceva anche suo marito. Guardate. Piera non mi piace dire era. Piera è e continuerà ad essere sempre una amica, artista e donna straordinaria. Tu ci hai anche collaborato, no? Hai inciso anche un brano con lei. Che ricordi hai di? È stato un brano che ci ha portato tanta gioia e soprattutto l'abbiamo portato nelle case di molte persone. Piera era una persona dal punto di vista professionale meticolosa, perfezionista. La famiglia di Piera è veramente brava gente semplice, gente onesta. Che io ieri li ho visti e il papà voleva un attimino capire da dove doveva ripartire. La mamma ripeteva, la mamma è quella che ho stretto più forte di tutti, perché la mamma ripeteva nel corridoio continuamente: mi ha ammazzato una figlia, ma perché mi ha ammazzato una figlia? Dovessi incontrare Salvo, dovessi parlarci, cosa gli diresti? Non avrei niente da dirgli, perché non lo conosco più, perché non conosco un assassino, conosco un'altra persona.